po' in tutte le squadre, quindi diciamo che siamo venuti tutti con la stessa intenzione, la stessa un'idea in comune, quella di fare una grande stagione qua a Pisa, di metterci in gioco, di ripartire da una piazza importante che ha tante ambizioni. Quindi niente, come un pubblico come quello di stasera, come la voglia e la grinta del mister, diciamo che ci sono tutte le componenti per fare una bella nascita. Tu eri a Frosinone, quindi negli ultimi anni penso qualche volta avrai incrociato i nerazzurri che si fermarono proprio in semifinale al Matusa, insomma corsi e ricorsi storici, ma hai visto che questa città, insomma, sì, questa stasera, questa presentazione senz'altro importante, ma insomma una serata di inizio settembre, quanta gente c'era all'arena, che fa capire quanta voglia che sia di tornare in quella categoria che da tanti anni il Pisa aspetta, perché l'ultima promozione in Serie B è del 2007. Ma sono passati tanti anni, troppi anni. L'ultima volta che Pisa era in B, io sono venuto ad avversare con un Treviso, al tempo c'era Castiglio e Muso che giocavano. Quando venivo qua col Treviso mi rimase veramente negli occhi e nelle orecchie il rumore, il trasuono dello stadio, della curva. E tornando a casa pensavo che questa era una piazza, uno stadio veramente difficile da giocare. Quindi quest'anno deve essere così per i nostri avversari, deve essere una battaglia tutte le domeniche, niente, come una presentazione, un'accoglienza migliore non si poteva avere. Adesso pensiamo al campo, pensiamo alle partite, pensiamo a lavorare bene per averci delle soddisfazioni. Qual è il tuo ruolo specifico, quello che diciamo prediligi? A me piace giocare in attacco, prima, seconda punta, non importa, però diciamo in attacco il mio ruolo preferito. Adesso stiamo lavorando con il mister, stiamo cercando di creare intese, di fare tutte le cose giuste, quindi lavoriamo e facciamo attenzione. Molte esperienze all'estero? Sì, ho fatto 4 anni in Inghilterra, sono stato in Ungheria 5 mesi, sono stato tanto. Mi è piaciuto molto giocare anche in campionati esteri, fare esperienze nuove, conoscere nuove cose, però adesso la cosa importante è il bene del Pisa. Bocca al lupo, benvenuto.